Mohamed Ilmajni, presidente regionale ANOLF. Oggi il convegno conclusivo di presentazione del progetto Libera la Terra. Che cos'è Libera la Terra? È stato un progetto, sotto un processo partecipativo realizzato dall'ANOLF e finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito della legge sulla partecipazione. È un processo territoriale. Noi come associazione abbiamo scelto di trattare in questo processo il tema dello sfruttamento lavorativo in Capitanata, quindi insediamenti informali, condizioni di lavoro, questioni di job matching, e quindi il progetto era partito con ricerca, azioni, incontri con i lavoratori nei vari insediamenti, poi tavoli di negoziazioni per condividere ciò che è immerso e proporre delle eventuali soluzioni. Oggi restituiamo ciò che è immerso durante questo percorso. Quali risultati, diciamo sinteticamente, quelli più importanti? Ci sono delle idee condivise, ad esempio per quanto riguarda il job matching, che comunque possiamo costituire delle reti per sostenere la rete del pubblico, almeno per facilitare l'incrocio offerta domanda di lavoro, per favorire i canali istituzionali e i canali legali. Per quanto riguarda gli insediamenti, non penso che se ne esce facilmente.